Proviamo un warrior. Un vecchio Boom Warrior. Buonasera, bro. No, tranquillo, è tutto ok. Tranquillo, è tutto ok. Stavamo giocando contro dei match. Stavamo facendo dei matchup che non sono belli. Tutto qua. Oh mio Dio, Coso! Ma buone feste! Ma Coso, ma sei impazzito oggi, veramente? Tra subgift, cheer giganti, grazie. Apprezzo moltissimo. Apprezzo moltissimo. Thank you. Grazie Coso, buone feste anche a te. Mi sa che abbiamo trovato cosa nerfare. No, non è che c'era bisogno, Outsider. L'ho chiamata. L'ho detta direttamente quando mi lamentavo dello Shaman. Dicevo, e se toccano tutto e lasciano l'apothecary così, sono delle teste di cazzo. Però, va bene. Vogliono raccogliere dati fino al 5 di gennaio. Tutto sommato, quello non è un mazzo inarrestabile. Perché innanzitutto devi pescarlo l'apothecary, un po' come Bran, vi ricordate? Però Bran alla fine se l'è beccato il nerf, non è? E Bran era una leggendaria, qua ce ne sono due. Quindi comunque la situazione è difficile. Devi pescarlo quel deck se non peschi l'apothecary gira veramente veramente male, proprio male, mazzo mediocre senza l'apothecary. Con l'apothecary diventa un super deck, però tecnicamente si può rispondere bene. Weapon removal aiuta molto. E Silence aiutano molto. Un'attivazione probabilmente la fa lo stesso prima o poi nella partita. Però una volta più 3 i pezzi nella tua mano non è una cosa che solitamente basta per vincere. Cioè, se quell'eroe fosse stato un 9 di attacco, avrebbe dato noia, ma non avrebbe vinto da solo la partita. Un Leeroy a 18 è un altro discorso, ok? Quindi vediamo. Vediamo cosa cazzo decidono di fare più avanti. Io qua ho una mano veramente di legno, quindi ce la giochiamo così. Questo è un bel board per me, perché ho una buona risposta, tutto sommato. Se lui non ha il capitano, se lui qua ha il capitano di terza in curva, anche trovato magari da questi, butta molto male. Molto, molto, molto male. Molto male. Gangrel ovviamente l'ultima partita la facciamo con con l'Albatross deck, stai scherzando? Ovviamente. Comunque con questi nerf a Shaman, quello che ha perso di più è Priest, visto che la Corruptor ha 4 di attacco. Il fatto della Corruptor a 4 si vede in due scenari dove praticamente non funziona per niente come nerf, quello della Corruptor a 4 di attacco. Si sente in due scenari, si sente contro i lupi 5-6, dove prima aiutava molto di più, ma in particolare, che è una carta che infatti nelle ultime ore ha guadagnato tantissimo da quel punto di vista, ma tantissimo, contro la 4-5 taunt che invoca Galakrond. Lì è diventata veramente terrificante. Io sto Warpath lo userei in un altro modo, ma va bene anche così, guarda. Secondo me stiamo bene. Non è il miglior Warpath della mia vita, però mi aiuta a ciclare, mi aiuta a fare armor per stare tranquillo. Comunque lui ha aspettato finora, secondo me sta accumulando anche dei pirati nella mano, perché evidentemente c'è sto cazzo di Galeone. Voglio avere abbastanza armor da fare Shield Slam sul Galeone. E lo avrò facendo così, quindi me la gioco così, dai. No tomb can hold me. Buona. Kira. Da quando hanno messo questa cosa fantasmagorica del poter guardare le carte dallo stream, Kira? Tutti a donare. Va bene. Citazioni di cartoni morti. Ah, scusami, Gannello, ok. Credi che prima o poi la quest del rogue vedrà gioco visto che niente male come reward? Vampuccio. A me non dispiace per niente quella quest. Però, avevo ragione sul Galeone. Però, obiettivamente, in questo momento c'è di meglio. Vabbè, un altro Skyrider. Mi sono perso che uno era. Ah, sì? Vabbè, sono felice di aver ragione come sempre. Felicissimo di aver ragione come sempre. Ma sì, dai. Dobbiamo solo contenere. Dobbiamo solo contenere.
le prime impressioni sono che per lo Shaman non è stato toccato a sufficienza, però sicuramente il Mogushan Warden non è più buono. A parte i meme del vabbè, adesso ti escono i drop a 10. In realtà adesso il Warden a me sembra decisamente peggio di un Sea Giant. E Sea Giant non trova spazio, secondo me, nel mazzo Shaman che c'è adesso. Quindi decisamente quello è un nerf che ha funzionato sulla tipologia di Shaman che si gioca al momento. Non credo che Warden sia una carta bruttissima di per sé in totale. Non credo che nel totale sia una carta brutta, però non è una carta che adesso potrebbe trovare spazio ora come ora. Quindi vediamo. E il nerf alla corruttrice non è assolutamente sufficiente. È ancora giocatissimissima, ovviamente. È un nerf che si sente particolarmente in un paio di situazioni, lo dicevo prima, sul 5-6 dello Shaman si sente tanto e sul Galakrond 4-5 Taunt si sente tantissimo lì che non trada più quel pezzo. E infatti quel pezzo adesso è molto più forte, può essere inserito in molte più liste rispetto a prima. Ok. Il mio Oppo ha una bomba. Tecnicamente sarebbe il vecchio Dottor Boom. Quasi. Non è terribile, vero? Non è terribile. È il vecchio Dottor Boom, dai. Va bene. Cazzo, dai, va bene. Tutto sommato va bene. Ladder non trovo più tanti shaman, al massimo l'aggro che gioca overload. Quello è chiaro, anche perché la gente ne approfitta chiaramente del nerf per giocare qualcos'altro di nuovo. Saranno anche in tanti quelli che hanno shardato le carte a gratis, tra l'altro, quindi Pirates away! Stink! Questo è matto. A giocare i pirati prima di attaccare, completamente pazzo. Se gli prendevo la 4-3 qua? Se io qua gli prendevo la 4-3, cosa succedeva? Esattamente. Va bene. No tomb can hold me. Rinasci ferito, grazie. Andiamo a ciclare. Sì. Questo non mi fa pescare più niente, quindi faccio Mirror Power. Vediamo come risolverla. Credo che la versione più elegante sia... Non mi fa impazzire niente, perché questo è troppo comodo. Questo è troppo comodo. Gli do la possibilità di scazzare. Gli do la possibilità di sbagliare. Che devo fare? Ho appena perso da un tizio che ha giocato Alexstrasza, che gli ha dato due Alexstrasza. Uno di questi ha dato due Alexstrasza. Purtroppo non posso dire niente, Mag, perché è successo anche a me, nel senso che l'ho fatto io, quello che hai detto tu. E quindi non mi posso lamentare di nessuno. Mi è successo sia che l'ho fatto io, sia contro, e quindi alzo le mani e dico, vabbè, sono cose che succedono. Pirates away! Ta-ta! Oh my god! Oh my god! Incazzato come una bestia! Woo! Dà delle grandi soddisfazioni giocare sto cazzo di Deathwing. Da proprio... Non credevo che si sarebbero superati con Deathwing, capito? Cioè, uno più che distruggere tutto il board, cosa puoi fare? Puoi distruggere tutto il board, solo che anziché distruggerlo con una sola animazione, lo distruggi a botte in testa, ammazzate. È proprio figo, cazzo. È proprio bello. Dà delle grandi, grandi soddisfazioni. La 3-2 Rush rinascita è rotta, Gunnel? Da mo'. Da mo'. Fireball selettiva. E puoi anche giocarci sul fatto che faccia più danni o che ci peschi in mezzo. Cioè, nel senso, ovvio, è rotta proprio. Assolutamente sì. Vabbè, ma tu perché non concedi? Senti, dai, facciamo così. Allora, non ho nessun bisogno di fare questo turno, ok? Però è solo perché hai rotto il cazzo, Oguzan. Hai rotto il cazzo, quindi smetti di rompere i coglioni. To. E adesso, guarda. Concedi. Sbra, pa, concedi.
Basta, non ce l'hai sta partita, non è per te. Vinci la prossima, non ti preoccupare. Concedi, basta, finita. Il match è finito, hai due lacchè in mano. È finita. Dai, well played. No pain, no gain. Boy. Allora. Io sto dannino sul mio non ce l'ho, mannaggia. Mannaggia, quindi mi faccio fuori anche il 12-4, ma non è un problema. E chiaramente gli do di minion. E dal prossimo mettiamo arma. Sbaglio quella frase la dice Paul in Tekken. No pain, no gain, Kira. È una frase che si dice... Cioè, si dice veramente... È estremamente comune. Noi non abbiamo giocato mai nessun'arma finora. Explosive! E pesca sta cazzo di minella. Niente. Hai voglia di dirmi cosa ne pensi dei nerf in generale? Robby, abbiamo appena finito di parlarne, man. Somebody ordered a bomb. Deathwing scomba con la magia a due mana che non fa andare i tuoi minion a meno di un HP. Per... Rhaegar, con tutta la fantasia che mi contraddistingue, non capisco dove vuoi arrivare. Elude la provocazione e attacca gli altri. Lo attacca, però poi attacca gli altri. Fai Dragon Quest e sicuramente più tardi facciamo Dragon Quest. Allora, siamo contro Hunter. Benissimo, perché io ho un mazzo che funziona di Warrior da Dio contro Hunter. Ma non è questa la lista. Detto ciò, secondo me, se troviamo Eternium Rover e il Town Crier, siamo molto contenti. Quindi vediamo. Il primo pezzo l'abbiamo trovato. Ciao Kawa, mi puoi consigliare qualche mazzo low budget per scalare, my friend? La cosa che ti suggerirei in questo momento, più degli altri, è Face Hunter, Agro Hunter. Il Face Hunter costa veramente poco. Intorno alle 2000 dust, una roba del genere. E il win rate per ora è buono. Però proprio per ora, perché iniziano a uscire delle liste Warrior che tirano veramente tantissimo la cinghia su quel mazzo. E quindi hai letteralmente poco poco tempo. Ok. Boh, vincere vinco, però è a caso. Spero che si evolvi velocemente, Ayrton. Lo spero anch'io. Ma soprattutto spero che il 5 di gennaio, che non sarà il 5, ma sarà, diciamo, dal 5 di gennaio, succeda qualcosa di carino. Ma se non ho soldi. Dai, ti prego. Snake. Sì, dai, prendiamo anche armor, va bene. Va bene, dai. Anche se probabilmente hai resabbato per sbaglio perché ti sei dimenticato di avere quella roba attiva. Ma non fa niente, io ti voglio bene anche così. Ma questo ha giocato un Lepernium dalla mano o è un'impressione mia? No, no, ha giocato un Lepernium dalla mano. Va bene, vedete che dopo una giocata del genere con qualsiasi altra classe, tranne Priest forse, a questo punto della partita saremmo a 5 HP, probabilmente.
Invece siamo a 24. Cioè, chiaramente esce Affer perché porca puttana, schifosa quella. Però, a parte quello, a parte Affer, che trada però, capito? Che trada. Che trada. Non sono sicuro che valga la pena. Sono sicuro per niente che valga la pena. Non sono assolutamente sicuro che valga la pena. Questo è uno su tre. Aspettiamo un attimo. Io mi ricordo la prima volta che ho fatto Legend Aggro Mage con il Lepernium, con la cazzo di 2 mana 3-2 intargettabile e un sacco di botti. All'epoca c'era Pirosfera che costava 8 mana, molto bilanciata. C'era anche Blizzard che costava 5, molto bilanciate entrambe. È stato molto difficile fare Legend quel mese. Molto, molto difficile. Tante, tante decisioni si prendevano nel corso delle partite. Potrei aver detto delle bugie qua e là. Che palle dover fare sta cosa. Beh, sì, non ha valore comunque. Va bene. Sto cercando di tenermi sempre su questa cifra, anche se non ho armor, perché al momento non ho Shield Slam. Per cui sì, dovrei fare armor per un eventuale Shield Slam. Ma è anche vero che se non scendo un pelino, se poi top decko magari Ziliax, spreco delle cure. Quindi adesso vediamo. Certo che questa mano è veramente orrenda, cazzo. Si incastra meglio in curva, tutto qua, quindi va bene così. Quel mazzo era OP as fuck. Era abbastanza OP. Era abbastanza OP. Non ero particolarmente bravo sul gioco ancora. Ma non ricordo di aver avuto grandi difficoltà a far Legend con quella lista. Pirosfera 8 te la dava Maligos? No, no, erano proprio. Anche Mind Control costava 8 del Priest. Mind Control costava 8, capito? Che grandi decisioni importanti che hanno fatto all'inizio gli sviluppatori di HS. Hanno preso proprio delle grandi. Hanno fatto delle grandi scelte a livello di design. C'era Mind Control che costava 8, Blizzard che costava 5, Pirosfera costava 8. Alexstrasza toglieva. Alexstrasza diceva setta la vita a 15, ed era letteralmente quello: setta la vita a 15. Cioè, se un Warrior aveva 30 HP e 40 di armor, sparivano i 40 di. Sparivano i 40 di armor nel nulla, così. Gary, mai pensato che magari fai cagare? Eh? Ci hai riflettuto sopra? Potrebbe essere che sei scarso come la merda e non è un problema del deck? Tauntis cheat. Esatto. Finalmente è arrivato l'eroe. L'eroe che tutti aspettavamo. Adesso, Shaman è un mazzo forte, però Shaman è un mazzo che mi piace riempire di bad luck a Albatross. Per cui tutto sommato va bene. Se hai giocato un elementale, quindi questo mica funziona. Testa di cazzo. Ciao Dani! Che mazzo si sta giocando? Albatross Priest nell'ultima partita per il Legend. Riempilo col tuo uccello. Bravo Luca, mi piaci molto. No, perché ho fatto rank 6 in un giorno con lo Shaman pre-nerf. Non ho capito, Garim. Questo dovrebbe essere a conferma del fatto che siano scarso di merda o una smentita? Non ho capito quale delle due. Anche perché il nerf. Cioè, si chiama nerf perché non abbiamo un'altra parola, ma non è che sia un nerf, cioè, capito?
Loose to Clowns, Unleash the Hounds. Mi prenderò una delle tue 2-1 con Rush, vedrai. Oppure la 0-3 che pesca, vedrai. Oppure Zentimo se lo giochi, visto che alcuni lo giocano adesso, vedrai. Che fai, ignora? Non ignorerai mica, lo tradi, lo fai, fallo doppio trade. Dai che non ho un turno. Bravo. E adesso arrivano. E adesso arrivano, per Dio, guardali. E già dargliene 6 di Albatros va bene. Come dicevo in card review, non è che devi fare per forza il mazzo meme dove gliene dai 600 e allora 700. Va bene. Meno male che l'hanno nerfata questa, se no qui rischiavamo una power play, eh. Qui rischiavamo una power play. Per fortuna è stato nerfato, quindi tutto a posto. Però come dicevo, il turno 6 non male. Turno 6 non male. Non male, non male. Non male, non male. Emmy, change your mind. Dici che craftarmi anche la sepolta per giocare Detractor Rogue con Anubisat mi conviene o me lo ammazzano a gennaio? Ma anche prima, non è un mazzo incounterabile quello, Fex. Un mazzo molto forte, ma non è un mazzo incounterabile, obiettivamente parlando. Noi non facciamo mai... Cioè, noi in Galakrond non lo invochiamo mai. Abbiamo Time Reap, uno per... E poi quando cazzo lo invochiamo Galakrond? Mai! Quindi in realtà... Cioè, questo io... Non è male, eh? Vero? Non è male. 5 cura faccia, non è male. Meno male che hanno nerfato la 1 dello Shaman e fatto diventare 1-1. Di solito perdevo per quella power play. Grazie Blizzard, vero Dani? Si sente tanto lì. Quel 2-1. Comunque 2-1 tradava. E adesso invece non trada con... quindi quella era la differenza. Che schifo, Pavel. Che schifo che tu ci abbia preso. È un grave problema. Pirin pin, pirin pin. E cosa ha fatto lui? Questo era un consid, praticamente. Cioè, questo... Questo... Cioè, questo era un consid. Cos'era questo turno? Questo lo sapete cos'era, chat? L'avete già capito? Ve lo dico io? Non l'avete capito, ve lo dico io? Questo era il turno del... Oh, cazzo, ho pescato un Albatros. Questo era. Era un... Aspettavo una carta buona, invece ho pescato un Albatros. Era il turno di prima. Carta numero 7, qua. Quindi adesso vediamo. Se inizia a giocare Albatros, avevo ragione. E se continua a fare Hero Power, probabilmente ho ragione, perché non è che è diventato un combo shaman all'improvviso. E quindi questo è il secondo cazzo di cosa che ha pescato lui. Noi cosa vogliamo? Noi andiamo full vita. A me di questi Hero Power non frega più un cazzo, tipo. Però vorrei giocare Galakrond in curva su qualcosa di più figo. Quindi... Cosa stiamo facendo? Abbiamo fatto Legend senza fare un cazzo, ragazzi, ma è incredibile! Abbiamo fatto Legend senza fare niente? Hai pescato gli Albatros, vero? Lo so che l'hai fatto. Si vede che stai facendo dei turni brutti brutti. Ho detto combo shaman for real. Nah, I don't think so. I do not think so. Va bene, allora niente. Per disprezzo totale. Per disprezzo totale, chiaramente. L'ha preso. Guardate che davvero, non sto scherzando, come dicevo in card review, davvero, non serve che riempi il mazzo e gliene fai 40.
40 Albatros. Se lui per 6 volte in questa partita io prendo una carta vera e lui prende una carta di merda, non è che ci vuole chissà che per vincere, eh? Poverino, ancora che deve curarsi. Che spera di top deckare delle carte vere, poraccio, vedi? Ah, che è una fatica. Comunque avevo ragione. Avevo ragione, esattamente la carta dell'Albatros è quella che dicevo io prima. Vediamo qua cosa esce. Rido. Rido. Bra. E ormai noi vinciamo con board, quindi tipo questa gliela do qua e niente. Troppi pochi Albatros, capisco. Cioè, troppi pochi, obiettivamente, in questa partita, però. Doppio Farsight per pescare gli Albatros a zero mana. È proprio figo. L'ho detto, non è che sono uno stronzo. Lo sapevo. Lo sapevo, è lì per quello. È lì per quello. È lì per quello. Tutto a posto. Che bello, l'Albatros dal Farsight proprio. Meraviglioso. Oh, ho detto, è 2000. Madonna mia. Ci ho preso in pieno. Ho detto che entravo 2000. Top. Grande. Legend con l'Albatros, chat. Puttana miseria se lo faccio.